Allora, dopo un'attenta analisi delle foto che sono state effettuate durante l'esplorazione nella scorsa sessione e nella riunione che si è tenuta oggi, abbiamo deciso di attuare la seguente operazione. Sostanzialmente, nel lato nord c'è un'unica torretta. Teoricamente dovrebbe essere l'unico punto più facile da penetrare senza troppe difficoltà, essendoci solamente quell'unica torretta. L'unica difficoltà che potrebbe insorgere è che ha il range direttamente sulla vecchia torre di osservazione che, se non sbaglio, è stata abbattuta la sessione precedente. Da una volta abbattuta quella torretta, che potrebbe essere fatta effettuando o delle trincee per raggiungere poi la torretta ed eventualmente scavare una galleria sotto la torretta per poi disabilitarla, si deve procedere verso la rimessa dove sono posizionati anche i due veicoli bipedi, di cui uno è ribaltato, facendo sempre attenzione perché dalle immagini potrebbe esserci un'altra torretta piazzata in mezzo a quegli edifici. Volendo, possiamo utilizzare quegli edifici come scudo per evitare di essere falciati. Dopodiché sfruttiamo quegli edifici che costeggiano la base, l'edificio principale, quello a più piani, ben visibile anche da lontano, e procediamo verso la zona calda, facendo sempre attenzione alle torrette, perché ce ne sono circa 4 piazzate in quella zona, quindi bisogna fare sempre attenzione. E domande? Sì, una. Come Sì. ci avvicineremo alla zona iniziale dove poi dovremmo eventualmente procedere un po' più cautamente? Allora, si potrebbe organizzare una piccola squadra, uno del reparto tattico e uno dell'ingegneristico. Beh, essere meno persone partecipano, più possibilità magari ci sono che vengano, si eviti di essere fatti fuori tutti quanti per errore. Bene. Quindi mi avvicinerei con una piccolissima squadra. Benissimo. E dunque questa squadra farà da avanscoperta per poi chiamare il resto della truppa? Ok. Esattamente, però bisogna far fuori prima le torrette perché, ovviamente. Ok, preparate allora la squadra perché dobbiamo partire. Sì. Ci sono altre domande? Qualcos'altro da puntualizzare? Sì, una domanda. A cosa serviva? Che scopo avevano gli edifici che avevi menzionato prima? Che avevano? In che senso, scusami? Prima ha menzionato degli edifici da raggiungere per... Ah, sono di copertura. Li possiamo sfruttare come copertura dalle Ok. torrette. Ok. Ma proprio ora doveva partire una tempesta di neve. RTT1, se potete girare un pochettino più verso nord-est, purtroppo la telecamera è bloccata, il rotore non ruota. Controlla i limiti. Ammiraglio, Sì. la ringrazio. dovrei tornare indietro in galleria a recuperare due uomini che sono rimasti lì. Va bene, che sia. Ok. Aggiornatemi sulla posizione. Va bene. Direzione nord-est. Va bene. Nord-nord-est. Abbiamo un GPS, viceammiraglio, volendo. Bene, sarebbe il caso. Spaziati, tra di voi, ragazzi. Nord-nord-est? Vede Giriamo barca. tutti? E volete che giri il waypoint Sì, ci GPS sulla sono. chat? Nel canale? Distanza tra i membri, distanza. Ok, Ok, vediamo dobbiamo la mancare la RTT3. torretta Vero di Andre, LCX. nord-nord-est. Nord, sì, nord-est. Yurex, andiamo a Occhio. ricaricarci? Ma scusate, ma da qui sotto non la colpiremo mai. Non avete fatto una trincea fin lì? Stiamo procedendo, riuscivamo a colpirla anche da qua. Mi davano un lead. Io ho problemi con i visori a causa della tempesta. Direzione della trincea.
Nord-est? Nord-est. Ok. Sì, sì. Gatto, mi dai la posizione della... Mi avete lasciato la vita, attenzione. Vedo la torretta. Faccio qualche colpo di ranging. Del rover. Io. Gatto. Sì. La posizione del rover. La posizione del rover, sì. Siamo a... La si riesce a colpire da qua. 174 metri in direzione ovest. Attivo, no, però non va bene. È troppo basso. Siamo troppo distanti. Allora abbiamo la. Ragazzi, la tanto poi. Alla linea. Ci avviciniamo ancora. Poi la facciamo lateralmente. La facciamo in orizzontale. Sì, facciamo una linea di fuoco e via. La sprechiamo colpi che non ne abbiamo tanti. No, mi sa che la vedo. Sì, la vediamo sì, tutti. Compriamo. Però ci dobbiamo avvicinare, ragazzi. Chi è che sta sparando? Vi ho detto non sprecate colpi. Ok, tutti sulla mia posizione. Così appena la trincea è pronta possiamo fare fuoco. Preparatevi. Man mano che, che allargano la trincea cominciano a prendere posto. Puntare. Fuoco. Fermi. Ok, via. Fuoco. Cessate il fuoco, cessate il fuoco. Cessate il disabilitata. Fuoco. Benissimo. Affermativo, ottimo, confermo. Da quello che vedo io da qua, ragazzi, anche l'approccio da nord è da buttare, perché ci sono tre torrette. Decisamente. Sì, o le facciamo fuori, però... dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Praticamente sì. Perché se passiamo dall'altro lato ce ne sono comunque due. Vabbè, possiamo passare sempre dal lato nord, che è quello che stiamo utilizzando adesso per infiltrarci. Sì. Ma prendendo le torrette, la torretta che sta nel mezzo, cioè nella zona calda, più quella sì. Che diceva Gatto adesso, che è quella che praticamente sta sulla destra rispetto al control center, verso il mare sì. Praticamente. Prendendo quelle due dovremmo poter sfruttare i due... edifici, cioè il control center è quello che c'è a fianco come spazio sicuro, penso. Mm-hmm. E però il problema è che nella zona calda ci sono altre torrette. E questo è un problema che si sarebbe presentato comunque in qualsiasi caso. Sì, sì. È per quello che volevo utilizzare appunto gli edifici come copertura. Ha senso. Ha decisamente senso, però comunque dobbiamo arrivarci in qualche modo agli edifici. Forza, sì. Attenzione, fuoco, la RTT2 ha aperto il fuoco, ma non stiamo ricevendo fuoco noi. Io vedo che sta puntando dentro. No, io adesso... Attenzione, fuoco, vi stanno prendendo! Stiamo una trincea. Fate un buco, okay. Scava. Scava da qua. Ci disponiamo a quadrato, ragazzi. Io e Yurex davanti, voi due dietro. Rispettivamente dietro di noi. Cerchiamo di arrivare il più vicino possibile. Poi iniziamo a scavare una trincea. Se vedete del fuoco, scavate verso il basso e prendete riparo. Alzatevi solo per fare fuoco. Colpi in arrivo, torniamo indietro. Ok, sappiamo che da qua dobbiamo iniziare ad andare avanti con la trincea. Vai. Io e Yurex scaviamo, voi due ragazzi state indietro e ci coprite. Ci date correzioni. Merda, devo ricaricare. Qualcuno di voi riesce a colpirla? Merda, mi prendono. Porca puttana, mi hanno preso in pieno. Ok, qualcuno di voi ha del caffè? Sì, io. Grazie. Sì, signore. Madonna. Prego. Ok, beh, ragazzi, bassi davvero. Dobbiamo stare bassi. Continuiamo a scavare. Yurex, giù. Non mi spara, signora. Non mi interessa, neanche a me sparava, eppure mi ha preso in pieno. Allora, chi di voi ha l'energia più alta? Qualcuno aveva detto che aveva l'80. Io avevo l'80, ora è il 78. Ce l'hai la trivella? Sì. Ok, allora dammi il cambio. Quelli che hanno l'energia sotto il 30% vadano a fare rifornimento. Però mi serve che qualcuno rimanga con l'ombizio. Non voglio che muoia. Rimango io, 60%. Ok, allora vieni, Bobolo, andiamo. Corri. Ombizio, stai sbagliando strada. No. Cosa è successo?
PTS Viper? Sì, Viper, dimmi. Abbiamo avuto un caduto, il Commodore O'Neill. Sì, genetica. Stiamo... Vice-ammiraglio, sono Fabrizio. Avrei bisogno di salire. Momento. Abbiamo perso Gatto. E il respawn, se hanno la matrice genetica, va fatto in chiatta. Perché okay. Prima è stato danneggiato il survival kit. Ok, va quindi bene. Niente respawn, ok. No, respawn in chiatta, se hanno la matrice genetica. Ah, ok, lo recupera, sì, perfetto. Sì. Ok, torniamo alle operazioni. Survival control center. Aspettate. Oh, c'è range, possiamo fare fuoco. C'è range? Sì, possiamo fare fuoco alla torretta ovest-nord-ovest. Sì, si allarga un attimo. Sì, adesso faccio la trincea fatta bene. Ci serve anche un po' di copertura extra. Metto io fuori la testa per evitare che siete voi a morire. Se vi do l'ok, vi mettete a fianco a me, non dietro di me, non davanti a me, a fianco. E facciamo fuoco tutti e tre insieme. L'obiettivo per adesso è la torretta ad ovest-nord-ovest. Cioè a destra del control center. Ok. Ok. Testa fuori. Ci sparano. Giù. Ok. Praticamente si attiva una volta che spariamo. Quindi facciamo raffiche veloci e poi giù. Raffiche di 5 colpi, non so, vedete voi come spaziarli, e poi giù. Dobbiamo fare fuoco tutti insieme però, ok? Quindi resettiamo tutti giù. Aspettiamo qualche secondo. Al mio ordine, uscite fuori, sparate e poi tornate dietro sotto dopo 5 colpi. Ci siamo? Ci siamo. Ok, fuori e aprite il fuoco. Ok, giù. Merda. Chi è morto? Bobbolo. È morto Bobbolo. Porca troia, non aveva nemmeno la matrice genetica. Niente, dobbiamo... Zaino... L'ho già preso io. Abbiamo... Ho già controllato, non aveva la matrice. Ok. Modifico... Allora... Postazione perché sono impreciso. Un vizio qua c'è da... C'è da lavorare velocemente. Metti il meno possibile del corpo fuori e spara. Ci vorrà una vita prima di distruggerla. Ok, abbiamo distrutto una batteria. A fuoco. Abbiamo distrutto la torretta. Cazzo, bene. Sì. Dai così. Ok. Vediamo la prossima. Vediamo se riusciamo a colpirla da qua. Sì, si riesce a colpire anche l'altra. Quella in mezzo agli edifici. Bene. Ok, stessa cosa, mi raccomando, attento. Prova a fare raffica di 3 utilizzando il rinculo come compensazione. Sì. Dovremmo avvisare le altre squadre, abbiamo trovato una fantastica posizione da cui fare fuoco e possibilmente infiltrarci. Sono d'accordo. Sì, assolutamente, da qua possiamo fare fuoco a tutte e due le torrette. Torniamo indietro, dobbiamo avvisare tutti. Utilizziamo i sistemi di trasmissione dell'RTT2 per chiamarli. Mi raccomando, testa bassa. Penso di aver trovato un sistema abbastanza efficace per eliminare le torrette comunque. Ma noi anche ce l'avevamo, eravamo io, Bobbolo e Lombizio. Abbiamo tirato giù una torretta abbastanza facilmente. Dalla posizione dove siamo arrivati potevamo far fuoco sia la torretta che poi hai tirato giù te che quella centrale. Però siamo tornati indietro perché abbiamo detto: non stiamo ad avanzare adesso che abbiamo la linea di tiro pulita. Facciamo venire tutti da qua e sfondiamo dal lato nord, che era il piano che avevamo messo a punto. Ti stai avvicinando con la luce accesa? No, non più. Lei è spenta, allora ti vedo. Perfetto, sì. Vedi la mia luce. Il lato nord era il lato quello del mare. In teoria forse poteva essere un'idea salire dalla spiaggia. Così in salita avevamo una linea con lato, migliore. Con lato nord si intendeva dal punto da dove avevamo fatto le foto. Praticamente saremmo dovuti scendere giù dal pendio, che dalla posizione da cui abbiamo fatto le foto era il lato nord. Cazzo, una tempesta di neve ora. Allora ragazzi, c'è poco da fare. Se siamo tutti qua, dobbiamo partire di nuovo. Sì, dobbiamo partire di nuovo. Fate un controllo veloce, se avete caffè, se avete munizioni, se avete fucili, se avete trivelle, perché ci servirà qualsiasi strumento. Io con me ho un bazar. Ok, entrate nella trincea e testa bassa da adesso. Testa bassa, non correte. Testa bassa.
molto piano, si avanza. Chi è che chiude la fila? Chi è l'ultimo? Io, sono Arabia. Ok, Arabia. Sto va bene. Ok, qua che è abbastanza alta possiamo correre. Se qualcuno di voi vede dei colpi per qualche ragione, fatelo sapere, ma senza parlarvi uno sopra l'altro. Anch'io riesco a prenderlo. Ragazzi, aspettiamo. Aspettiamo che la tempesta molli un attimo. Se vediamo che la situazione diventa ancora più difficile, torniamo indietro ai rover e attendiamo che passi. Livelli di energia? 50%. 56. Okay. Qualcuno vuole scappare a run nel frattempo? No, grazie. No, da così è troppo rischio. Mica non si vede più nemmeno il control center, sono 600 metri. Sai secondo me cos'è quella luce? Uno dei youtuber. Abbiamo sparato a quello allora. Adesso vi darò dei punti di riferimento, in modo tale che nel momento in cui mettete la testa fuori capite cosa state guardando, ma non mettete ancora la testa fuori, ok? La prima volta che vi dico di uscire, individuate soltanto il bersaglio e rientrate nella trincea. Poi ci sentiamo di nuovo tutti e la seconda volta che mettiamo la testa fuori è per sparare. Intesi? Ricevuto. Affermativo. Allora, la torretta si trova tra due edifici di piccole dimensioni. Quello sulla destra ha una torre. Quello sulla sinistra è un complesso residenziale. La torretta sta nel mezzo. La direzione è esattamente al centro, tra ovest e ovest-sud-ovest. Mettete la testa fuori e individuate il bersaglio. Individuato. Individuato. Tutti giù di nuovo. Vista. Individuato. Ok. Aggiungerei che la torretta bersaglio è in linea con il mech isolato a terra, se vi facilita l'avvistamento. Ok, perfetto. Se tutti avete individuato il bersaglio, adesso, tra poco, usciamo e facciamo fuoco. Testa fuori. Mirate sul bersaglio. Affermativo. Fuoco. Per ricaricare entrate nella trincea. Cessate il fuoco. Cessate il fuoco. Ok. Giù nella trincea di nuovo. A comando. Fuori soltanto i membri del comando di flotta. Abbiamo altre torrette in vista? Non mi sembra che ce ne siano altre. Ok. No. Il piano è questo adesso. Centrale. Il piano è questo. Control center. Lo utilizziamo come punto di copertura. Dobbiamo soltanto capire se possiamo correre fino lì in sicurezza. O ci prendiamo questo rischio, e me lo prendo io personalmente, oppure costruiamo una trincea e arriviamo direttamente al control center. Ma la trincea deve essere bassissima. Scusate, altissima. Cioè che non ci devono prendere dall'esterno. Vice-ammiraglio, come sì. Le dicevo prima, dalla trincea quella più a destra, mi era sembrato di intravedere delle torrette. Direzione? Control center. Control center. Ma il control center è a 600 metri e ci avrebbe preso. Cioè ci starebbero già sparando ampiamente queste torrette. Da interni, Matthew, o erano Gatling? Mi sa che sono da interni, perché forse le vedo... Aspetta, ma sono quelle al piano laggiù dove ho sparato adesso? Sì, affermativo. Cazzo, allora sì, fuoco su quelle torrette. Tutti fuori dalla trincea, come prima, e fuoco alle torrette. Le vedete? Sono sul piano con i parapetti. Faccia verso di noi. Piano con i parapetti. Piano control center. Vai. Affermativo. Fuoco su quelle torrette. Vedo dei fiocchi di neve. E due lanciamissili. 400 metri al centro di controllo. Metto un attimo la testa fuori per vedere se c'è qualcosa che mi spara. Che non destra, è esattamente il massimo. Rispetto alla vostra posizione. No. C'è una torretta che non mi sembra disattivata perché non è in fiamme, verso il mare. Sì, è quella lì. Sì, è lontano. Lontano. La strada è libera, potremmo scendere. Sì, ma ci prendiamo solo noi sto rischio. Non voglio mettere a rischio la truppa. Pronto a correre? Sono tutti carichi. Niel? Sì. Pronto a correre? Sì. 3, 2, 1, vai. E lì controlli se ricevono fuoco dai lati. Sto controllando. Allora. Sì.
pulito. Mi hanno sparato. No. Chi? Fuoco nemico. Direzione, direzione, direzione. Ovest, venga. Ovest, sud-ovest. Torretta interni. Ovest, sud-ovest, sì. Posizione? Non identificato. Ragazzi, okay. Tutti indietro un attimo, tutti indietro un attimo. Sono al centro di controllo, sono al centro di controllo. A chi è che stavano sparando, scusate? Alla trincea, hanno in trincea. Fuoco, sì, no, sta sparando. Come ancora, cazzo ancora? È possibile? Oh mio Dio, non ci credo. Niel, ci sei però? Sì. Ok, cerchiamo di entrare un attimo. Probabilmente c'ho i sistemi di punta macchina un attimo. Oh, cazzo. Ok, infiltriamoci. Faccio una... Faccio una... La sedia, possiamo fare qualcosa, a me serve energia. Attenzione, vai un attimo indietro. Ok. Ragazzi, cominciate a scendere. Yurex, tu che ci hai visto passare. Sì. Una torretta che ci spara, però. Occhio, riceviamo colpi, occhio, occhio. Vado. Più qua, venite, ragazzi. Buttatevi di sotto, veloce. Brizio, perso. C'è una torretta sul tetto di un edificio. Ma com'è possibile che non ci ha sparato fino adesso? Vedo se riesco a identificare. Niel, Niel. Sto cercando una sedia comunque. Vista, l'ho vista. Ma cazzo è possibile che sono morti? Non ne ho idea. Ma minchia, siamo passati nella stessa trincea. Non capisco. Cioè, in quanti sono morti? Minimo due. Merda, merda. Era un vuoto, ma ci sono... 800 colpi di Gatling. Quindi suppongo ci siano delle Gatling da qualche parte. Sì, ci sono due torrette Gatling. Saliamo e cerchiamo di capire, perché sennò ormai non ha senso tornare indietro da loro. Dovevano semplicemente aspettare e seguirci. Mi chiedo cosa cazzo sia successo. Com'è possibile che sono morti? Mentre sono andati a ricaricarsi, da quello che ho capito. Distrutte? Ok, sì. Usciamo. Attenzione che non ce ne siano altre. Quelle sono due torrette Gatling abbattute. Hanno 400 colpi ognuna. Io li prenderei. Sì, proviamo a distruggerle e prenderli. C'è un container che ho hackerato. Ok, presi. Ho presi anche questi. Il container è qua dentro. Allora, i ragazzi dovrebbero essere lì di fronte a noi. Lì ci sono le Gatling pesanti. Sì, possiamo provare a ripararne una, cannibalizzando l'altra, e vedere se riusciamo a far sparare all'altra torretta. Possiamo scrivere un messaggio? Non abbiamo metodo di trasmissione da qua. Riesci a prendere le torrette? Non possiamo montare niente. Possiamo provarci cannibalizzando alcuni punti. Attento a non girare l'angolo ancora. No, infatti. Possibili torrette? No. No, attenzione Neil. Faccio un muro. Attento. No, l'ho lì pulito. Ma c'è qualcuno? Mi mancano... Sì, vedo uno dei nostri. Cerca di attirare la sua attenzione. Mi mancano 4 motori, 10 computer. Posso riattivare la torretta? Ho un motore, non ho computer, mi dispiace. Ce l'ho io, tranquillo. C'è ancora fuoco automatico. E infatti, voglio attivare la nostra torretta. Aspetta, lo vedo. Ok, a posto. Posso attivare la torretta? Credo di aver individuato il fuoco. Sì. Ok, ce l'ho. Ovest, sud-ovest, dove c'è quella parabola. Mi sembra che i colpi vengano da lì. Ma cosa sì, sta sparando? Da lì. Ma questa torretta stava sparando i nostri? Non credo. Ascolta, vieni sulla mia posizione. Sì, dimmi. Ovest, sud-ovest. Ovest, sud-ovest. C'è una torretta, riesci a vederla tra i due edifici? Niel, la torretta, questa qua grande, è online ed è nostra. Ti costruisco il sedile di volo e fai fuoco, va bene? Ok, sì. C'è un datapad, ritardi nella spedizione. Niel. Sì? Hai accesso alla... all'antenna? Ok, sto cambiando il nome. Ah, ok, ce l'ho. Sto cambiando il nome. Centro di controllo conquistato, adunata al centro di controllo. Prova a sabotare il resto dei sistemi di trasmissione. Fare attenzione. Sì, fatto. Un'antenna sta cadendo. Attenzione, Neil, potrebbe cadere effettivamente vicino a te.
Vai, proseguo. Ok. No, non stare fuori sul terrazzo. No, no, sono a riparo. Ok, sta cadendo anche l'altra. Ok. Ok. Stavo cercando un contatto visivo con gli uomini, ma non vedo nessuno. Come non vedi allora nessuno? Riusciamo a comunicare con loro adesso che abbiamo un'antenna? Penso di sì, ci dovrebbero sentire. Squadre, ci ricevete, passo? Se no proviamo con una comunicazione testuale, dovremmo riuscire a farlo comunque. Aspetta, la vedo. La vedo, sì. È esattamente... Sono quelle quattro torrette che ci dicevano, sono in quella zona centrale. Le riusciremo a colpire con la torretta sul tetto, sì. Quindi okay, io da qui non le vedo purtroppo, quindi... No, non le puoi vedere perché c'è un edificio nel mezzo. Se le vedi tira su di loro senza... Sì, purtroppo non riesco. Ok, ho dovuto attivare lo shoot. Una è giù. Sì. Un'altra è giù. Niel, fammi un favore. Quando te lo dico, per favore, disabilita lo shoot. Un'altra giù. Un'altra giù. Disabilita lo shoot, per favore. Grazie. Allora, non mi sembra di vedere altre torrette. Posso provare a disabilitare quella quella sul fianco del mare. Abilita lo shoot, per favore. Un secondo. Sì, tranquillo. Abilito. Sì, la colpisco. Disabilitata, perfetto. Disabilita. Purtroppo con il tempo di volo dei proiettili non riesco a capire quando l'abbiamo distrutta e quando no. E quando no. Non è importante, basta che sia detonata. Ci ricevete, ragazzi? Ci ricevete? Affermativo. Allora, affermativo. Briefing velocissimo. Abbiamo conquistato il centro di comando. Centro di controllo, scusate. Abbiamo installato una torretta sul tetto e abbiamo disabilitato tutte le torrette in vista. Dovrebbe essere sicuro adesso il complesso. Quella sul dish. Ok. Ragazzi, allora fermi, vado io per primo e verifico la situazione. Il centro di comando è libero. 3, 2, 1, rimanete qui. Se avete delle posizioni da indicarci, abbiamo una torretta sul tetto. Segnale dish. Segnale dish. Ok, non c'è fuoco nemico, potete venire. Antenna dish. Abbiamo disabilitate, ne tutte e quattro. Ah, ne vedo un'altra. Correte, correte, correte. Shoot, on e off. Tutta bianca. L'antenna. Colpita. E distrutta. Allora arrivi. Vai, vai, loot, pop. Se ne vedi altre fammi sapere, Niel. Ingresso, forza ragazzi. Tutti qui, veloci, tutti dentro. Chi c'è dietro di me? Forza, 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 dentro. Vai, però avete subito altre perdite. Affermativo, Yurex e Fabrizio sono caduti. Anche Hydrogenase. Mamma mia, decimate. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Abbiamo utilizzato tutti la stessa trincea. Com'è che al ritorno vi hanno falciato? A un certo punto dall'antenna dish sono riusciti a entrare i colpi. Ok, siamo nella zona del reattore. Ora, tralasciando un attimo questo discorso, dove dobbiamo dirigerci per salire di livello? Salite. Ok, ho trovato le scale. Salite fino a quale livello eravamo, Niel? Gli diciamo di trovarci al primo piano, poi siamo saliti al tetto. Salite tutti al tetto per ora. Non ci sono i parapetti. Ammiraglio, ma all'interno è sicuro? Sì, sì, abbiamo già controllato. Non credo si salisse da qui. Ci sono ancora. Ci sono due interior turret che però non riusciamo a capire dove sono. E sono ad accesso negato. Però da quanto vedo sono spente. Penso che questi veicoli al momento ci siano abbastanza inutili. Li prenderemo dopo per l'esfiltrazione. Raggruppiamoci. Magnesio, se li smantellassimo. Va bene. I piani superiori cosa c'è? Cercate se ci sono delle informazioni importanti. Datapad, risorse importanti. Cassa vuota. Non cassa c'è niente. Vuota. Non c'è sono niente. Gli scaffali che hanno delle risorse, però. Risorse importanti. Basilari. Solo quelle importanti ci servono. Tutti quelli che non stanno facendo ricerca attiva fuori dai veicoli. Da lì partiremo per il prossimo... Per il prossimo edificio. Deca, ci ricevi ancora? Sì, sì. Ci stiamo avvicinando al complesso pesantemente armato. Proviamo a infiltrarci. Sono a ricaricare l'energia e risalgo. Ho ancora 7 minuti da poter star qua, poi devo sfiltrare. Ok. Ci siamo.
Occhi aperti, ragazzi. Tormenta. Ok, soltanto una persona. Viper, tu stai all'angolo. Sì. Tutti gli altri dietro Viper al riparo. Viper, coprimi l'angolo. Non con il lanciamissili, magari. No, dietro, Andrea, il lupo, dietro, dietro. Questa qua è il cancello che devo aprire. Vedo. Ok. Pronti? Vai. In apertura. Vedi qualcosa? Attivo. Ok. Centro di comando al piano inferiore. Aspetta, prima di entrare. Turret. Ci sono due interior turret che sono accesso negato, quindi è possibile che ci sia della resistenza all'interno. È una voragine. Potrebbero essere all'interno della voragine. Oppure interne, magari nella zona della dish. Stabilizzatore medico, se ne avete bisogno utilizzatelo ora, sia per l'energia che per eventuali punti. Noi abbiamo un'infermeria. Benissimo. Ok, ottimo. Zona di stoccaggio libera. Porta in fondo libera, seconda porta, faccio seconda breccia. È tutto vuoto. È tutto vuoto, tutto vuoto. Cobalto. Cos'è che... Oh! Cristo, missili, kit medici, munizioni, Dio mio. No ragazzi, bisogna hackerare tutto perché sia Andrea lì dietro, perché sennò permesso di prendere di energia. Allora, vi dico cosa possiamo fare per sabotare. Prendiamo tutti i missili e li distendiamo nella zona di stoccaggio. Sapete che i missili sono esplosivi. Tutti vanno ad evacuare la zona tranne una persona. Quella persona spara ad un missile che si spera farà esplodere tutto il resto della zona di stoccaggio. Io ho già dei missili con me. Io ho anche il lanciarazzi. Sì, ma dobbiamo prendere tutti quei 500 missili che ci sono là dentro, fatta una scorta nostra personale. Se tutto va bene, ce ne dovremo andare questa sera da qua. Ok. De Carabbia, tempo rimasto. Meno di un minuto. Ah, merda, 30 secondi. Merda. Mi allontano, non voglio essere qua sotto quando tremerà tutto. Fanculo. Dove cazzo si esce? Non era di qua, decisamente non di qua. Oh! Esplosioni dietro di noi. Ma dove? Vicinissimo. È abbastanza vicino, oggettivamente. È caduto qualcosa. Torre principale esplosa. Torre principale. Ah, Dio mio. Attenzione alla torretta ad ovest, che è ancora attiva e c'è targettato. Vicemiraglio? Sto arrivando. Ho sentito tutte le vibrazioni da qua. Nessuna vittima. La torre principale è squarciata. Oh, lo vedo. Ok, di sotto penso che sia esploso praticamente tutto, ragazzi. Voglio andare a controllare, però. Pronti per ripartire. Viper, okay. Se volete venire anche voi per accertarvi che la detonazione abbia fatto i giusti danni, basta andare nella storage room. Niel, andiamo entrambi? Sì. Ok, oh wow. Dio mio, quel carico. Dio mio, quel carico di missili ha fatto esplodere tutta la storage room. Wow. Che bello impastarsi nel cancello. State attenti ragazzi, perché si interrompe la zona lì. Wow. Guarda quanto è grosso quel cratere. Quello lì è un carico di missili. Oh mio Dio. Ragazzi, è gigantesco. Avete fatto saltare in aria tutto. Praticamente sì. Se c'era qualcosa di utile, non ce l'hanno più. Di qua, ok, zona del garage. Con un altro survival kit. Ma io penso utilizzerò questa armeria per depositare le mie cose. A questo punto sfruttiamo questo punto. Va bene. Ok. Niel, come va il resto delle operazioni? Ho appena concluso. Abbiamo un punto di sgancio. Ho depositato tutto. Ok. Il resto della squadra ha dato l'ok. Sono pronti per andare a dormire.
Non Penso so da, di sì. non so che, da quant'è che siamo qua in questo turno. Poi ovviamente da qua non si passa nemmeno, quindi dovremmo salire. Ah, Cristo. Vabbè. Troveremo un modo, ragazzi. Io mi infilo qua nell'armeria e provo a dormire. Stessa cosa. Chi è che fa il primo turno di guardia? Io purtroppo vi devo lasciare. Va bene. Ci sentiamo più tardi. Sì, va bene. Ok, grazie Viper. A più tardi. Buon riposo. Buon riposo a tutti. Grazie altrettanto.